serie A e Team presentano la serie A Team. Buonasera e benvenuti a Diretta Gol. Siamo in diretta con il campionato spagnolo perché là si affrontano Granada Bar, Celona e Deportivo Coruna contro Real Madrid. Stiamo vedendo una partita che deve essere bella ed emozionante. Siamo in diretta radiofonica esclusiva della Liga BBVO. Bella partita. Siamo in diretta, siamo arrivati un po' in ritardo, ma il Real Madrid è già in vantaggio, quindi sarebbe per il momento campione di Spagna. E poi vedremo tutte partite belle e importanti. Seguiremo la serie con Juventus contro Sampdoria. Poi seguiremo Deportivo La Coruña contro Real Madrid. Poi seguiremo anche Granada Barcellona. Bella ed importante la grande sfida per il campionato. Quindi, allora, siamo in una bella grande partita. Allora, adesso diciamo i risultati: Juventus e Sampdoria 0-0, Deportivo La Coruña 0, Real Madrid 1, Granada 0 e Barcellona 0. Noi vi ricordiamo che così, se finisse così, Liga BVVA vincerebbe il campionato il Real Madrid. Noi siamo sempre in diretta e vi ricordiamo degli appuntamenti molto importanti, che sono gli europei e la Coppa America. La Coppa America, quindi siamo daremo molti gol della Juve con Patrick Evra, già il gol della Juventus con Patrick Evra, grande partita, importantissimo. E allora, dopo, a fine partite, ci gusteremo, tanto gusteremo. Grande Patrice Evra, ex giocatore del Manchester United, quindi la squadra di Montella è sotto 1-0.
Martedì il Barcellona, il Barça. Ci ha provato il Barça. Mamma mia. Mi era posizione in regolare. Bella. Adesso Real Madrid attacca. C'è calcio d'angolo per Real Madrid e calcio d'angolo per il Barcellona. Siamo subito in calcio d'angolo. Quindi sera alzata la bandierina. C'è per il gioco. Andiamo a vedere il corner per il Real Madrid. E anche corner per la Juve. Battuto il corner del Real. Sbagliato. E sbagliato anche il corner per i bianconeri. Un errore madornale. Vi ricordo che siamo anche sulle pagine Facebook e Twitter. E grande Twitter. E Twitter siamo qui per grande partita. Quindi sono grandi partite. Parata allontanata dal portiere. Quindi andiamo a vedere belle partite. Allora, grande partite molto importanti. Allora, mande diretta molto importante. Allora, side, andiamo a, allora siamo, ecco qui, a vedere il rinvio per la squadra di Luis Enrique. Allora, già siamo in diretta. È importante la sfida di Liga BVO per decidere il campionato. Ormai l'Atletico di Madrid si è chiamata fuori. Ancora palla per il Real. Il Real fa 1-2. Ancora ci prova il Real. Allora, con questa grande diretta gol che vi stiamo dando solo e soltanto noi in diretta, quindi grande partita. Quindi è importante. Allora, partite importantissime. Belle partite. Grande. Allora, siamo 3
Allora, ci spostiamo allo Juventus Stadium. Allora, riusciamo a vedere compatti i giocatori di Juventus. Andiamo a vedere l'angolo per il Granada. Una punizione per il Granada. Importante. Quindi ci vuole prendere. Importante. Allora, vuole attaccare il Granada, vuole vincere questa grande partita. Allora, noi abbiamo grandi partite. Abbiamo dopo il collegamento in diretta da Torino per l'estensione della Coppa, quindi ciao. Andiamo a vedere. Piqué, c'è giallo a Piqué. Quindi giallo a così. Andiamo a vedere il calcio di punizione per il Granada, ma siamo ancora il Real, fermato subito dal Colonia Deportivo. Buffon è in panchina allo Juventus Stadium. Allora, andremo a vedere il calcio di punizione per il Granada in diretta. Giudice, vediamo calcio. Non so, c'è Samp, dovrebbe essere già in 10, calcio di rigore per la Juventus. Siamo tornati, siamo sempre noi in diretta. La regola, la opzione regolare di giocatore juventino è proprio in area. Cartellino rosso a Skriniar. Andiamo, ci colleghiamo con Granada al 14º minuto. Vi ricordo che la Samp è in 10 uomini ed è sotto di un gol la squadra di Montella. Potrebbe raddoppiare la Juventus. Andiamo a vedere. Paolo Dybala. Andiamo. Dybala fischia l'arbitro. Paolo Dybala 2-0. Gol del Barcellona e sarebbe campione del Barcellona, quindi aggiornamenti in diretta. Andiamo a Granada. Gol pazzesco del Barcellona di Luis Suarez. Quindi il Barcellona in questo momento sarebbe campione di Spagna con il gol arrivato al 21esimo e 20 secondi del Barcellona. C'è anche la festa di presidente Juventus Agnelli, ma il gol pazzesco proprio con un assist raso terra e Luis Suarez l'ha messa dentro. Grande Luis Suarez. Allora, sarebbe Barcellona 91 punti, Real Madrid 90, quindi Barcellona
adesso per il momento sarebbe campione di Spagna. Quindi tabellone in tempo reale. Suarez, Barcellona. Sì, ancora Messi. Neymar ha sciupato una grande occasione il Barcellona. E noi siamo sempre in diretta con diretta gol. C'erano tre partite, la sfida per la Liga BVB, Liga BVBA. Tra due partite sono Deportivo A Coruña, Real Madrid, Granata, Barcellona. Il Real conduce 1-0 sul Deportivo La Coruña e il Barcellona conduce 1-0 sul Granada. E poi la sfida di Serie A tra Juventus e Sampdoria. Vediamo che dal minuto 15 la Samp è in 10 uomini e ha regalato il calcio di rigore alla Juve, che si è portata in vantaggio per 2-0. Andiamo, ci sono proteste con l'arbitro. Sì. Ha fatto con le mani, ha preso con le mani il giocatore del Granada. Abbiamo visto un'immagine insolita perché uno tra i tifosi della trasferta, cioè del Real, c'è una donna con la maglia del Barcellona. Quindi siamo sempre ottimisti. Allora, stiamo vedendo tanto. Siamo sempre in diretta. Allora, andiamo, partite in diretta. Allora, tanto partite in diretta. Questo. Andiamo, Real Madrid in vantaggio 2-0. In vantaggio. Quindi Cristiano Ronaldo. Quindi siamo sempre in diretta. Siamo in diretta. Prego. Perde palla. Berto Pereira. Siamo sempre in diretta. Quindi grande partite. Quindi siamo quindi è una bella, sono belle partite queste, soprattutto quando i campionati sono aperti fino a
Insigne, Dybala, ministro Dybala. Grande partite queste, sono partite molto importanti. Partite belle. Allora, siamo sempre in diretta. Tra poco andremo in diretta con la seconda parte di diretta gol. Abbiamo quindi siamo bella partita e non basterebbe la vittoria Real Madrid per vincere il campionato. C'è a terra Neymar Junior. Importante. Siamo allora quindi siamo in diretta. Grandi partite in diretta. C'è stato il calcio d'angolo del Real Madrid causato da Stipe Pleticosa. Quindi andiamo da pochissimo con la seconda parte. Vi ricordo che allora i gol di doppietta per Cristiano Ronaldo, Deportivo La Coruña 0, Real Madrid 2, quindi doppietta di Cristiano Ronaldo, mentre nel tabellino dei marcatori ci va Luis Suarez per il Barcellona, Granada 0, Barcellona 1. E poi andiamo per vedere Juventus. Nei marcatori è andato al quinto minuto Patrice Evra, al quindicesimo Paulo Dybala per il 2-0 della Juventus, e la Samp vi ricordo che è 10 uomini per l'espulsione di Milan Skriniar. Grandi partite importantissime. Allora, ci spostiamo un poco, a rimessa con le mani per la Juventus. Sono sereni i giocatori della Juventus. Quindi sempre. Allora andiamo a ricordarvi che dal 3 giugno ci saranno partite dirette di partite di Coppa America e Europeo. Ci saranno speciali di Che Gol riguardanti Coppa America e Europeo. E questo
è solo la prima grande esclusiva, le prime due grandi esclusive. Allora, abbiamo un corner per il Real Madrid causato da Alex Bergantinos del Deportivo. Andiamo a vedere come batte il calcio d'angolo il Real Madrid. Sbattuto male, malissimo. Malissimo. Le statistiche dicono più possesso per il Real Madrid 104,9. I contrasti sono riusciti più al Deportivo La Coruña 63,6, mentre gol in area sono usciti più al Deportivo La Coruña con 66,7. Poi Real Madrid ha fatto un fuorigioco, battuto 5 calci d'angolo, 7 tiri tra cui 2 gol, tiri in porta 3, e quindi allora Cristiano Ronaldo colpisce la traversa con un tiro sinistro dall'area. E questo è stato l'assist di Marcelo. E ci spostiamo a Granada. Da poco Sergio Busquets per il Barcellona conquista un calcio di punizione a metà campo, ma che è fallito. E siamo in diretta. Allora, posizione regolare, rimbala, il portiere della Samp salta come un gatto e quindi la prende. Giocano con la Juventini con la nuova maglia, quindi allora io vi dico, c'è calcio d'angolo per la Juve, parata sulla maglia del portiere della Sampdoria. Quindi ci spostiamo allo Juventus Stadium di Torino. Quindi Hernanes sta concretizzando meglio nella Juventus, non ha nel nuovo ruolo disegnato Dybala. Allora, Chiellini sbaglia, Chiellini, si poteva si è mangiato il 3-0, era anche volante. Siamo in chiusura con questa prima parte, ci troviamo dopo tra pochissimo con la seconda parte di Retta Gol.